questi ultimi anni, molte cooperative nuove, diciamo di giovani, start-up per lo più, anche, molti giovani si sono avvicinati al mondo della cooperazione con piccole cooperative che però nell'insieme, devo dire che dal 2012 in poi, addirittura in piena crisi, abbiamo avuto un aumento dell'iscrizione a LegaCoop. Questo significa che c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di essere uniti e il tema di oggi, che è la green economy, vorrebbe anche contribuire ad avviare nuovi processi, perché no, di lavoro e di produzione legati al mondo pulito, alla cosiddetta economia verde, economia circolare. La cooperazione è assolutamente una risorsa per questo Paese, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico. Abbiamo scelto per LegaCoop Abruzzo il tema della sostenibilità ambientale, della green economy, perché in questa regione, che ha oltre il 40% del territorio coperto da parchi pubblici, è uno degli elementi attraverso il quale questa regione può rilanciarsi anche sul piano economico. Riteniamo che l'Abruzzo possa e debba diventare un paradigma per la nazione in un contesto dove la sostenibilità economica e il rispetto per l'ambiente siano gli elementi caratterizzanti della propria economia.